È una delle mafie meno conosciute ma più pericolose d'Italia, è la cosiddetta società foggiana. All'alba un blitz dei carabinieri ha decapitato i vertici dei clan, decine di arresti. Il ministro dell'interno Piantedosi dice risposta forte dello Stato. L'inviato è Giacinto Pinto. Tutti a bordo, pronti per andare ognuno sull'obiettivo stabilito. Il rumore dell'elicottero e il suono delle sirene svegliano Foggia. 82 arresti, 500 carabinieri impegnati e una delle più imponenti operazioni antimafia che si siano mai viste da queste parti. E in questi scantinati i cacciatori di Puglia sono alla ricerca di armi e droga. In manette boss e affiliati della cosiddetta società foggiana. Secondo i rapporti investigativi degli ultimi anni è l'organizzazione criminale tra le più temute d'Italia. Questa cos'è? Cocaina. E poi ci sono i soldi. E poi ci sono i soldi. Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, anni di intercettazioni e pedinamenti per scoprire il patto della cocaina. Hanno deciso di gestire in forma unitaria e partecipata l'intero traffico di stupefacenti del territorio con la finalità di condividere gli utili. Centinaia di migliaia di euro entravano nelle casse dei criminali foggiani ogni mese. Denaro che veniva utilizzato anche per aiutare le famiglie dei detenuti. I tre clan della città, gli stessi che impongono il pizzo agli imprenditori, avevano deciso così di non farsi più la guerra, che negli anni qui aveva lasciato una lunga scia di sangue e morte.